Brutti bruttissimi, oggi sì, a Piacenza finisce 3-0 per la Feralpi Salò e tranne i primi 10 minuti del primo tempo e i primi 10 del secondo, poi poco Catanzaro, veramente poco Catanzaro e una difesa tutta da rivedere. Finisce 3-0 e Vivarini in sala stampa dirà zitti e pedalare, invece qui ne parliamo e cerchiamo di capire perché. Benvenuti ad una nuova puntata di Studio Giallorosso con me, sempre loro. Si è pure pettinato, si è anche fatto il capello. Signore e signori, un ritrovato, un bel giovanotto, Gianfranco Giovene. Buonasera a voi, buonasera Gigi. E poi lei, sempre lei, bella e soprattutto capace. Ciao Stefania. Buonasera Gigi, buonasera a tutti. E allora ragazzi, questo è il Catanzaro più brutto della stagione? Ma Se la gioca. sicuramente, sì, se la gioca con il Catanzaro che si era visto ad Ascoli, quello sì, era stato probabilmente il più brutto della stagione. Questo è un Catanzaro che qualche lampo l'ha dato, perché qualche lampo con la Feralpi si è visto, però un Catanzaro insufficiente se paragonato con quello a cui ovviamente eravamo abituati, insufficiente per non uscire appunto con una sconfitta. La sconfitta di oggi è una lezione per il Catanzaro. La Feralpi gli ha restituito i 3 gol dell'andata, potremmo dire. Gli schiaffi, 3 schiaffi dell'andata, è una lezione, è stata una lezione sostanzialmente da cui bisognerà trarre appunto una lezione, trarre qualche indicazione utile per il proseguo della stagione. Cosa resta di questa sconfitta? Probabilmente il fatto che il campionato di Serie B è duro, perché non è detto Durissimo, duro, lungo, durissimo, lungo, lunghissimo. lunghissimo, e non è detto che andando a casa dell'ultimo in classifica la vita sia facile. Questo lo sapevamo, è un incidente di percorso, dritti alla meta, che per il Catanzaro vuol dire salvezza. Il mercato in questa partita conta qualcosa, le voci di Tantissimo. mercato e quello che sta succedendo fuori dal campo, Stefania, perché oggi brutti però nelle ultime 5-4 sconfitte. Sì, allora, era diciamo pronosticabile che il Catanzaro non potesse tenere il ritmo delle prime giornate perché è naturale, una squadra come quella del Catanzaro, fatta soprattutto di giocatori che hanno fatto la Serie C, che hanno sempre fatto la Serie C, tanti, è la prima esperienza in Serie B, era naturale che stessero facendo qualche cosa di straordinario nella prima parte della stagione e ci si poteva attendere, era pronosticabile un calo, una flessione in alcuni momenti della stagione. Il problema è che il calo sta coincidendo anche con il mercato, che a mio giudizio sta pesando tantissimo su quella che è la tranquillità e la serenità di tanti giocatori, anche su quella che è la serenità di mister Vivarini nelle scelte, perché li abbiamo visto fare nelle ultime settimane, tra fine dicembre, queste prime giornate di inizio 2024, secondo me delle scelte anche per avallare o meno, delle situazioni di mercato. Quindi io, cioè, sono contenta che sta per finire. Non vedo l'ora che finisca perché si torni a non parlare più di mercato e a non destabilizzare l'ambiente, perché si può dire quello che si vuole, i ragazzi pensano solo al campo, ci concentriamo solo sulla partita, ma non è vero, non è mai così. E se non sei una società smaliziata, una società abituata a fare mercato e ad avere a che fare con determinate situazioni, ahi no, il Catanzaro non lo è perché è una società neofita, insomma, della categoria. Ne subisci il contraccolpo, inevitabilmente. Però, e vi faccio questa Però non domanda, è una giustificazione per e quanto è stato brutto oggi soprattutto forse non è il solo il mercato, perché nelle ultime 11 ne abbiamo perse 7. Allora la domanda che vi faccio è questa: qual è il Catanzaro, quello di inizio stagione o questo delle ultime 11 partite? Bella domanda. Allora, in maniera diplomatica ti posso rispondere, almeno per come la vedo io, che lo diranno le prossime. Lo diranno le prossime, perché effettivamente abbiamo negli occhi il Catanzaro di inizio stagione, che era il Catanzaro che sognava di poter insediare il Parma al primo posto, che guardava i punti di distacco al Parma. Dal Parma, però, sapevamo tutti che quello era un sogno irrealizzabile, sapevamo tutti che quello non era l'obiettivo di questa stagione, che la Serie A poteva essere la favoletta che ci raccontavamo quando ancora avevamo l'estate da poco alle spalle. Sapevamo che il Quando non campionato. eravamo abituati, Quando non Gianfranco eravamo abituati, Giovanni. no, si sognava, era bello sognare, però sapevamo e lo ripetiamo, non è la stagione in cui il Catanzaro deve salire in Serie A, non era quello l'obiettivo. Cosa succede però? Succede che poi, andando avanti la stagione, il Catanzaro va ad inanellare delle sconfitte strane.
Il Catanzaro che abbiamo visto, per esempio, mi torna alla mente la vittoria di Bolzano con il Sud Tirol, quel Catanzaro che le partite rognose le vinceva perché aveva fame, non è stato lo stesso che magari si è visto in campo a Reggio Emilia con la Reggiana, quando ha subito lo svantaggio però poi non è stato capace di rimettersi in partita, non è stato il Catanzaro che è riuscito a tenere botta al Brescia, al di là dei valori tecnici. Sostanzialmente non è stato neanche il Catanzaro che oggi abbiamo visto a Piacenza con la Feral Pisalò, probabilmente troppo morbido, magari ugualmente tecnico nel palleggio, però troppo morbido e forse meno affamato di prima, forse perché l'obiettivo della salvezza si sta avvicinando e quindi anche questo magari incide sulla fame, potrebbe essere. E quando dicevo quindi nelle puntate precedenti che il Catanzaro era autoperformante, che bisognava intervenire sul mercato e che nell'inizio della stagione noi eravamo già squadra e le altre ancora no, e che questo girone di ritorno è un altro campionato, forse avevo ragione. Sì, vuoi che ti dica che sei stato bravo? No, voglio sapere quello che pensi. Sì, no, l'abbiamo detto più e più volte, insomma, che il Catanzaro è stato alto performante. Lo ha fatto proprio in virtù di quelle che sono le cose che forse adesso anche nella chat stanno un po' recriminando, no? Il fatto che giochino sempre gli stessi. Il Catanzaro è stato alto performante perché ha giocato a memoria con gli stessi nella prima parte della stagione, proprio con gli stessi giocatori che hanno fatto le grandissime cose che hanno fatto lo scorso anno. Il problema qual è però? Che intanto questi giocatori sono stanchi perché stanno tirando la carretta dall'inizio, ci sono giocatori che veramente non hanno mai riposato, cioè Brighenti veramente merita una palma, oggi non è stato perfetto in occasione del secondo gol, insomma ci sono anche delle sue responsabilità, però è chiaro che hanno fatto qualcosa di eccezionale nella prima parte della stagione, ora è vero, sono visibilmente, palesemente stanchi, avrebbero necessità di tirare un attimo il fiato, però io in questo momento con questo Catanzaro Scognamillo e Brighenti non possono riposare, è chiaro che bisogna intervenire sul e mercato questo è grave. Per dare loro, non per posso, dare loro fiato non, e si nota quanto manca non possono altri. Rifiatare e questo è grave, abbiamo perso con la Feral Pisalò, non è questo quello che mi fa arrabbiare, perché con la Feral Pisalò nelle ultime partite ha perso anche la Cremonese che è in gran forma, ha pareggiato il Venezia, ma è come perdi, no, è chiaro oggi, pure che la Feral Pisalò ha una motivazione in questo momento che è il doppio, no, della tua, non, perché è una fame non diversa. Siamo quelli di inizio stagione, secondo me è perché gli altri ci hanno preso le misure e noi siamo venuti fuori per quello che realmente siamo, una squadra che si deve salvare. Sostanzialmente sì, analisi impeccabile, squadra che si deve salvare, gli altri ti hanno preso tecnicamente le misure e poi hai iniziato dicendo una cosa giustissima, l'ha ripresa anche Stefania, occhio alle motivazioni, perché oggi le motivazioni della Feralpi erano triplicate rispetto alle nostre. Io non vorrei che proprio la partenza sprint del Catanzaro, che ha fatto mettere tanti punti al Catanzaro, gli fa al momento non dormire sonni tranquilli, ma di più, perché il Catanzaro pensa alla sua situazione di classifica guardando ai playoff, non ai playout, stesse incidendo anche sulla cattiveria agonistica nel raggiungere quell'ultimo metro che serve per il traguardo della salvezza. Probabilmente, a confronto, la cattiveria della Feralpi oggi è stata molta di più e questo ha inciso poi nel risultato. Sono stanchi, ma certo che sono stanchi, perché una stagione di Serie B da farla tutta è impensabile. Le squadre hanno due squadre. Tutte le società hanno almeno due squadre. Pensare di poter fare sempre lo stesso 11 in Serie B è impensabile, o sbaglio? Non possono giocare sempre gli stessi, però è anche vero che non si possono fare due squadre titolari in Serie B. Il Catanzaro aveva messo... Una e mezza però forse sì. Una e mezza è necessaria. No, diciamo almeno qualcuno che possa a turno far rifiatare un giocatore. Insomma, il Catanzaro, a parte due, tre elementi, ha mostrato insomma di... o perlomeno Vivarini ha mostrato di non avere fiducia nel resto della rosa a disposizione, diciamo le cose come stanno, perché alla fine è così. Abbiamo scoperto D'Andrea oggi è entrato, ha fatto forse più minutaggio rispetto a quanto aveva fatto finora in stagione, è entrato in una ci chiedono anche di Miranda, che in realtà l'abbiamo visto poco, Krastev l'abbiamo visto soltanto per qualche minuto. Però attenzione, perché questi non partivano con l'etichetta del titolare, nessuno pensava che potessero essere titolari durante la stagione, cioè Scognamillo e Brighenti hanno fatto talmente bene che pensare l'inserimento di Krastev era qualcosa di impossibile. Dovevano essere dei rincalzi di livello, ci si aspettava forse qualcosa in più nel loro inserimento, tipo
lo diciamo chiaramente, D'Andrea, da D'Andrea si aspettava il D'Andrea che si è visto con la Ternana, il D'Andrea che entra, spacca la partita con quella giocata. Ci si aspettava qualcosa in più anche da Donnarumma. Da Donnarumma. Da Ambrosino, una ripresa più veloce. Certo. E francamente senza Guion ci sente. Squadra non gira. La squadra non gira. Sì. La squadra non gira. Senza Guion il centrocampo non è il centrocampo. Assolutamente sì, oggi si è avvertita veramente in maniera più che evidente l'assenza di Guion, ha pesato tantissimo perché in mezzo abbiamo fatto fatica, il Catanzaro ha sì tenuto il possesso del pallone come fa sempre, però non è mai riuscito a trovare l'imbucata giusta, non è mai riuscito a trovare quella situazione anche di superiorità, no? Per portare poi palla, Biasce e Gemmello lì davanti, insomma ha sempre sofferto e ha sbagliato oggi un'infinità di passaggi, cosa che di solito non succede al Catanzaro, ha fatto tanti di quegli errori che a mio giudizio è una situazione ascrivibile all'assenza di Guion, no. Ma anche, come dicevamo, a quella forse leggerezza, mancanza di pressioni che avverte in questo momento la piazza. Non capisco perché voglio pensare che sia solo questo, perché altrimenti non capisco perché ci stanno attaccando come se noi non dicessimo le cose come stanno. Stiamo dicendo che è una squadra che si deve che salvare e che all'inizio è partita più forte e ha fatto più di quello che poteva fare, esatto. Con giocatori overperformanti, una panchina corta e un mercato che francamente è in essere e ci aspettiamo dei colpi importanti, perché adesso è Serie B. Adesso è la vera Serie B, quella delle prime 12-13 giornate. Non lo era, e chi è abituato a fare la Serie B ce lo andava dicendo. Occhio, che la Serie B inizia a gennaio. Ma l'abbiamo sempre detto anche noi, Gigi, sì. L'abbiamo sempre detto di rimanere con i piedi per terra, perché poi il girone di ritorno è un altro campionato, perché le squadre che hanno fatto perché fatica, non eravamo già pronti, quelle che hanno possibilità di fare un mercato importante o che comunque avevano una rosa importante ma non erano venute fuori nella prima parte, inevitabilmente sarebbero venute fuori e hanno già cominciato, insomma, tante altre a risalire la china. E tante altre lo faranno, complice il mercato, vedi la Feralpi, vedi la Ternana, insomma tante altre risaliranno. Il Catanzaro deve ora riuscire ad incamerare il prima possibile punti necessari per assicurarsi la salvezza. E io non la metto in discussione, è chiaro, non la metto in discussione perché questa squadra anche oggi ha giocato male, ha avuto poche idee, però ha una sua identità. Una sua identità, no, l'identità c'è ed è quella che ci ha fatto fare 33 punti. Avessero segnato Gemmello e Van de Putte in quelle due occasioni, magari cambiava la partita. Nel primo tempo forse la partita cambiava, è chiaro, no? Comunque sono state, soprattutto quella di Van de Putte, un'azione veramente bella, corale, quindi il Catanzaro non pecca sotto questo punto di vista. È chiaro, in difesa in questo momento fa acqua da tutte le parti, dobbiamo riconoscerlo, perché prendere 30 gol dopo 21 giornate onestamente è tanto, è la peggiore difesa tra le prime, sì, 12-13 della classifica, insomma è davvero qualcosa da andare a correggere. Chi vive, chi chiede colpi di mercato importanti vive su Marte, noi viviamo su Marte perché noi chiediamo colpi di mercato importanti e se non arrivano lo diciamo, noi vogliamo colpi di mercato importanti e dobbiamo scoprire se Antonini lo è. E ti giro una domanda che avrei voluto farti anch'io da parte di un web spettatore: il mercato di giugno com'è stato? Beh, anche aspetta, qui, respira. Sì. No, anche qui bisogna avere la calma per ragionarci su. Se questa domanda la si poneva un mese fa, il mercato di luglio era stato ottimo, erano arrivati tanti ottimi elementi, il Catanzaro aveva centrato l'obiettivo. Ora invece, con gli obiettivi che aveva, ora invece emergono un po' le pecche, perché magari vedendo Donnarumma che è arrivato e che non ha saputo incidere, che il Catanzaro non ha mai avuto, perché se andiamo a contare quante partite ha saltato e quante ha fatto, quante volte è stata a disposizione, effettivamente riusciamo ad avere numeri bassissimi. Probabilmente qualcosina in più si poteva fare, sì, però è anche vero che il Catanzaro a luglio come ad adesso, e poi ne parleremo quando apriremo il capitolo del mercato, il Catanzaro sta anche sommando parecchi no, perché ricordiamoci sempre che il Catanzaro l'anno scorso era piazza ambita perché era la squadra che doveva vincere il campionato, quest'anno invece è una squadra che promossa. Si deve salvare, e quindi è ovvio che se arriva la chiamata da un'altra piazza si pensa. Perché ti interrompo? Perché è vero che i due di picche sono fioccati a giugno, sì, ed è anche normale perché sei non è promossa e quindi i giocatori vogliono andare più in un'altra, certo, piazza, però forte dei tuoi 33 punti qualcosa, in un piazzamento, certo, playoff un po' di sex appeal lo hai preso con il gioco, con il gioco, esatto, che
che valorizza i giocatori. Ecco con perché, l'attenzione mediatica con che si ed ecco perché allora ti dico che tu i tre acquisti forti, i tre, esatto, quattro acquisti forti, come vado dicendo da qualche settimana a questa parte, li devi fare adesso, perché adesso sei un po' più figo. Hai magari fra 3-4 settimane non sei figo come sei adesso. Hai la pill, hai la pill. Hai la pill. Sì. Perché non Pompetti al posto di Pontis? Ma questa è una scelta tecnica. Pontisso dà forse più fisico rispetto a Pompetti, io lo azzarderei perché invece Pompetti è un po' più tecnico. Tra i due mi piace più Pompetti come sostituto di Guillon eventualmente, Pontisso magari come sostituto di Verna, però anche queste sono scelte tecniche. Il mister probabilmente si fida di più di Pontisso, che ha avuto più tempo per metabolizzare il suo credo e quindi probabilmente nelle gerarchie lo mette davanti a Pompetti, che resta comunque una risorsa anche di cartellino, perché è del Catanzaro Pompetti, al contrario di Guillon che non è del Catanzaro e che pare abbia tempi più lunghi, pare di tempi più lunghi di quello che si è detto anche all'inizio. Tu Pompetti o Pontisso? Ma dipende dalla partita, tendenzialmente. Io come alternativa a Guillon onestamente vedo meglio Pompetti come alternativa a Guillon, però dipende quali erano le intenzioni di Vivarini, come intendeva insomma provare ad arginare la Feralbi. È chiaro che non gli è riuscito. Arrabbiato. Col senno di poi ti dico sarebbe stato meglio Pompetti, ma è facile dirlo appunto col senno di poi. Molto arrabbiato Vivarini, e poi lo ascolteremo in sala stampa. Intanto Tolomeide, ci sei? Come no? Non ti sento, aspetta. Sta correndo. Devi accendere il microfono, ti spiego una regola banale delle televisioni. Non funziona? Non funziona. Dorme? È morto? Mi dai i risultati? Mi dai i risultati. E allora i risultati di questa giornata pirotecnica di Serie B, perché non so quanti gol ci sono stati, forse se volete li contiamo, perché il Parma va a vincere a Genoa con la Sampdoria 0-3, così come purtroppo questo bruttissimo Catanzaro perde 3-0 a Piacenza con la Feralpi Salò, Reggiana e Como 2-2, Cremona sbanca Spezia, poi Ternana Cittadella 3-1, Brescia su di Troll 1-1, il Cosenza 4-2 contro il Pretta di Tutino sul Venezia, il Pisa sbanca Lecco 3-1, Palermo Modena 4-2, si sta giocando Ascoli o si deve giocare si deve giocare Ascoli Bari. Tolomeide, ci sei adesso? Sì, Ascoli Bari si gioca domani. Scusami, avevo il dubbio se in serata o domani. Come stai Tolomeide? Bene, grazie, stavo seguendo la Coppa d'Africa. Eccoci qua. E beh, il curling è finito, quindi per forza devo... No, non è finito, attenzione. Beh, c'è esattamente cosa seguivi nella Coppa d'Africa? No, non so, stanno giocando Angola e Mauritania, però non so. Non parlare di questo Catanzaro, pur di dimenticarci. No. Gioca meglio l'Angolia? Perché c'è l'Angolia, un misto. Non ho manco capito che hai detto. Che Angola e Mauritania. Non ho sentito. Ma quanto andavi in geografia, scusa? No, zero. Ah, ok, allora si capisco. Sono 0-0? No, 1-0 per l'Angola. Per l'Angola, va benissimo. Mal di Angola 1-0. Bravo Tolomeide. Mauritania Angola. Te lo sei vista la partita? Il Catanzaro l'hai visto? Sì, l'ho visto. E cosa pensi di questo Catanzaro? Che non abbiamo fornito una prestazione eccelsa. Rispetto all'inizio, cosa è cambiato? Quello che dice Mardente, dici? Quello che dice Mardente, non so cosa ha detto. No, quello che dico vado dicendo da diverse settimane a questa parte, che l'inizio era l'inizio. Che ci hanno preso. Il campionato comincia a gennaio, e poi dice è lunghissimo. Dall'inizio dice anche che siamo un popolo meraviglioso. Sicuramente, però la squadra è stata meravigliosa, andava rinforzata. E poi, nonostante questo, ve lo dire, poi se vuoi mostrare la classifica, non ci sono stati delle catastrofi, perché è vero. Ha perso anche il Cittadella, questo è vero, perché ha perso il Modena, e quindi anziché sesti siamo settimi. Hai capito il palazzo. La classifica ce la vediamo, io spingerei più verso sotto che non verso sopra, cioè cerchiamo di capire quanto siamo distanti dalla zona più playoff, 12 penso, zona playoff. Ce la guardiamo la classifica, che è più o meno bella, più vicina alle nostre reali forze. Il Parma va a 45, Como 39, Cremonese e Venezia 38, Cittadella 36, Palermo 35, eccolo il Catanzaro al settimo
posto, 33, comunque ancora in zona playoff. Se si facessero questi acquisti magari si prendono. Brescia 29, Modena 28, Bari 26 insieme al Pisa, Reggiana 25, il Cosenza risale con questa vittoria a 24 e prende il Sud di Tirol, Sampdoria 23, perde anche questa settimana, Ternana 21, Lecco 20, Ascoli 18, Spezia 17, che chiude proprio insieme alla Feral Pisalò, che con questi tre punti non è più ultima da sola. Questi tre punti, vittoria fondamentale per la Feralpi, purtroppo proprio contro il Catanzaro. Viva Rini in sala stampa, dà diversi spunti per analizzare in trasmissione quello che vuole dire, perché dirà che è molto arrabbiato, zitti e pedalare, e poi dirà un'altra cosa importante: non parlo più del mercato. Ascoltiamo Viva Rini. Giovanni Cristiano, Catanzaro.net. Difficile forse analizzare una partita del genere, un Catanzaro forse troppo brutto per essere vero, insomma 3-0 pesante, ma forse anche meritato per quanto visto in campo. Cioè, la Feral Pisalò, ho fatto prima i complimenti a mister Zaffaroni, ha giocato secondo me una partita pressoché perfetta in ogni reparto. Le chiedo cos'è mancato oggi al suo Catanzaro. Da parte mia, secondo me, è un atteggiamento forse troppo molle, un po' troppo remissivo. Ma in queste situazioni c'è poco da parlare, c'è da rimboccarci le maniche e dover preparare la prossima partita. È chiaro che è venuto meno tutto quello che avevo detto nella vigilia, tutto quello che avevo detto ieri è venuto meno oggi. È chiaro che primo a essere responsabile sono io, ma tutti quanti, dalla squadra, perché comunque era la cosa che dovevamo almeno pareggiare con loro, e invece siamo stati, diciamo, blandi in tutte le situazioni, di palle sporche, di palle, diciamo, difficili da lavorare, e quindi di conseguenza è venuto fuori, diciamo, una partita dove abbiamo fatto discretamente il primo quarto d'ora e il primo quarto d'ora del secondo tempo, quindi molto molto poco per quello che dovevano essere gli intenti di questa partita. Mister, d'altra parte lei aveva messo in guardia circa le insidie di uno scontro del genere. È una di quelle partite che magari al suo interno racchiude forse la sintesi di quella che è la Serie B. Può essere anche imputabile in un certo senso questa sconfitta, al di là dell'aspetto tecnico, ad una mancanza di malizia magari in alcuni frangenti? L'avevamo detto, questa settimana abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, abbiamo lavorato tanto per cercare di non prendere il primo gol che abbiamo preso. Cioè, le aggressioni al limite dell'area devono essere fatte con aggressività, con determinazione, con sicurezza. La prima palla che ha avuto la Feralpi abbiamo preso gol, quindi di conseguenza è chiaro che ci sono responsabilità e bisogna un attimino, ripeto, stare zitti in questo momento qua e lavorare sodo, perché comunque io quando lo dico... Poi però mi dispiace che le cose si verificano, perché comunque la Serie B è questa. Si pensava magari che la Feralpi ultima in classifica sia una partita facile, mentre invece questa è l'ennesima dimostrazione delle cose che poi dico, perché comunque non bisogna assolutamente abbassare la guardia, bisogna cercare di essere determinati, di ritrovare, diciamo, quell'applicazione, quella meticolosità nel lavoro, quell'aggressività, quel lavoro, poi tutto quello che serve, perché diciamo devi affrontare queste partite con una determinazione diversa. Come valuta l'impatto di D'Andrea e Ambrosino dopo l'uscita di Sunas e Biasci? Come valuta l'impatto sul match di D'Andrea e Ambrosino? Poi è chiaro che la Feralpi ha fatto una partita difensiva, è stata molto concentrata a non prendere gol, ha fatto la partita che doveva fare la Feralpi. Noi c'era bisogno di individualità, c'era bisogno di giocate nello stretto, c'era bisogno di scardinare il discorso difensivo della Feralpi. D'Andrea c'ha l'uno contro uno, in una volta ha avuto l'occasione per poter far gol, perché ha tirato, magari è andato troppo alto. Poi lo stesso Ambrosino, cioè è chiaro che in questi casi qua non è nemmeno facile incidere, perché abbiamo trovato una squadra arroccata dietro con determinazione, con cattiveria, e noi abbiamo fatto bene primo quarto d'ora del secondo tempo, che la partita la potevamo pareggiare, perché comunque abbiamo avuto l'occasione
diciamo il palo, l'occasione di, diciamo, di Vande, di Biasci, quindi in linea di massima ci sono state delle situazioni che gli episodi che potevano anche andare a favore nostro, il tiro del primo tempo di Van de Putte, una grande parata del portiere loro, però rimane il fatto di una prestazione, diciamo, dove si doveva essere più sul pezzo, che non ci siamo stati. Mister, una sconfitta che arriva nel bel mezzo del mercato, lei si è già pronunciato sia sul mercato che è stato fatto in estate che su quello che è ancora in corso. Le chiedo se questa sconfitta può in qualche modo cambiare quelle che sono, quello che sarà poi il lavoro, insomma, del Catanzaro sul mercato prima della fine, oppure no. E poi, insomma, viste le voci insistenti che ci sono su Cazzeris, se poi magari in caso di una sua partenza si aspetta un ricambio in quel ruolo. No, guarda, io non parlo più del mercato, basta così. È il momento di stare zitti e lavorare, questo sono un po' arrabbiato. Allora provo a farle tornare un attimo il sorriso parlando del popolo giallorosso che oggi ha invaso Piacenza. Abbiamo visto l'abbraccio nel dopo la fine della partita, la squadra è stata per tanti minuti, forse quanto mai aveva fatto in un post partita, insomma, sono stati a mio parere, insomma, fantastici tifosi, anche la squadra forse questo l'ha capito. C'è solo da prendere atto di quello che abbiamo visto anche oggi in campo con una tifoseria, fargli i complimenti a loro. Purtroppo a me mi piacerebbe sempre, a me ma anche alla squadra, ricambiare, diciamo, questo calore, questo affetto con dei risultati. Oggi è andata così, speriamo adesso alla prossima. A Stefania chiedo: che Vivarini hai sentito e hai visto? Allora, chiaramente deluso per la prestazione offerta, però ci sono, come sempre, no, tanti messaggi che lancia Vivarini nelle sue dichiarazioni. Quando dice io del mercato non parlo più, è chiaro che non è solamente un non volere le distrazioni di cui parlavo all'inizio, no? E a mio giudizio è anche un messaggio alla società, nel senso, io quello che dovevo dire alla società l'ho detto, ora mi aspetto che mi assecondi. Io le interpreto così le parole di Vivarini, e forse anche un po' seccato, perché probabilmente quelle che sono state le sue richieste ad oggi non sono state soddisfatte. Gianfranco, perché non parla più di mercato? Probabilmente perché di mercato se ne è parlato troppo, tanto e troppo nei giorni scorsi e nelle settimane precedenti. Resta il dato che il mercato inconfutabilmente ha cambiato le carte anche di questa partita. Perché, svegliamo un piccolo retroscena, oggi per esempio a Piacenza c'erano gli osservatori di Bologna e di Sassuolo per vedere Cazzeris, però Cazzeris non è sceso in campo, quindi... Non ve lo faccio vedere! Non è un caso! Voi siete venuti a vederlo e io non me lo faccio vedere! Poco fortunati gli osservatori di Sassuolo e Bologna, però è ovvio che stia disturbando, stia in qualche modo mescolando le carte in maniera un po' pazza. Le voci stanno disturbando... sia quelle in entrata che quelle in uscita, e poi c'è quell'aspettativa. Il tecnico ovviamente aspetta i rinforzi per la sua squadra, perché si è dato un obiettivo, e i rinforzi che lui aspetta, chi lo sa, magari non collimano con quelli che la società avrebbe intenzione di inserire. Ci sta, perché succede dappertutto, in tutte le questo piazze, mi preoccupa già, Franco, del mercato, però sono nel momento in cui l'allenatore e la società non si ritrovano in un'eventuale sede mercato, io mi incrocio, posso fare una io domanda? Mi preoccupo non per quest'anno ma per l'anno prossimo. Posso fare una domanda ad entrambi? Ma sì, amore, puoi fare tutto quello che vuoi. Secondo te, Donnarumma a parte, in estate è stato assecondato Vivarini? Lui si è detto felice a fine mercato. Sì, sì. Si è detto felice con Stoppa, Pompetti, D'Andrea, Ambrosino, Donnarumma, Krajnc, Krastev, Veroli, Oliveri e Miranda. Quindi tutti i giovani tranne Krajnc e Donnarumma, di fatto. Sì. Tutti i giovani, quasi tutti i prestiti. Quasi tutti i prestiti, pochi. Mi preoccupa il fatto che se lui non è d'accordo con la società, quest'anno andrà come deve andare. Cioè, secondo me, e fate tutti gli scongiuri a casa, il Catanzaro si salverà, perché ha fatto i suoi punti nelle prime 15 giornate e poi ritroverà con 3 o 4 vittorie la salvezza. Quello che mi preoccupa è il futuro, la programmazione.
il progetto Catanzaro insieme a questo allenatore. Questa risposta di oggi non mi è piaciuta e mi fa molto preoccupare. Faccio bene? Fa riflettere, è giusto che sia così. Quando si parla di mercato, sai, riavvolgiamo tutto il nastro. Dai, pensiamo... sta dicendo che non è stato accontentato. Che non è... sostanzialmente che probabilmente c'è una distanza tra quello che lui pensa possano essere i tasselli per migliorare la squadra e quelli che invece pensa la società o pensano i vertici societari. È ovvio, di solito quando ci sono queste cose nei tavoli del mercato, uno spara 10, l'altro spara 5, a 7 si trova la via invece di mezzo. Sono distanti. Qua invece ancora probabilmente su alcuni obiettivi si è distanti e questo ha portato all'amarezza di prima del Preferalpi e al non parlo più, tanto ormai ve l'ho detto, fate come volete, forse chi lo sa un po' stizzito del post Feralpi. Non è un benvenuto per Antonini, eh? Antonini certamente benvenuto. Dovrà lottare. Benvenuto non era te che volevo, benvenuto. Dovrà lottare Antonini, però è anche vero che per Antonini non sarà facile tecnicamente perché Antonini è un centrale e adesso dovrà dimostrare di essere il tassello che migliora un reparto centrale con Scognamille e Brighenti, quindi in bocca al lupo. Intanto vediamo alcune immagini di Antonini qui e l'anno scorso al Ceravolo con il Taranto. Le immagini che il nostro Tolomei ha trovato sul web di questo difensore, che praticamente cosa ha fatta a Catanzaro, vedremo anche come cambierà e se cambierà l'assetto tattico con l'arrivo di Antonini, se partirà titolare e se l'acquisto che Vivarini voleva, a quanto pare dalle sue non parole non dette, non sembra così. Però stiamo attenti perché è un grosso investimento. Il Catanzaro su Antonini ha fatto un contratto di 3 anni e mezzo più opzione per il quarto, che è tanta roba a livello contrattuale per una squadra neopromossa in Serie B. L'ha strappata al Taranto con un investimento anche economico importante, con un esborso economico importante. Tante sono le aspettative, vediamo se saranno rispettate. Io però non penso che partirà titolare da subito. No, neanch'io, anche perché per uno attento ai principi del gioco, come lo è Vivarini, e forse per questo lui voleva giocatori, tra virgolette, già pronti per quelli che è il suo diktat di gioco, la sua idea, i suoi principi, i suoi sottoprincipi, che ha avuto difficoltà Krajnc, che è un giocatore che in Serie B ha vinto campionati, ha avuto difficoltà Pompetti, sta avendo difficoltà Pompetti, non è entrato da Andrea, che è un giocatore di assoluto talento, ecco perché rispondendo a qualche web spettatore di prima, io in estate ero contento del mercato, perché era una squadra che aveva tutte le carte in regola per potersi salvare, ma è anche vero che Vivarini questi nuovi innesti non li ha mai fatti giocare, perché evidentemente non sono pronti per il suo gioco, ma sulla carta e individualmente non sono affatto male, perché stiamo parlando di nazionali, stiamo parlando di Donnarumma, stiamo parlando di Krajnc, stiamo parlando di Veroli, che lui stesso dice, Vivarini dice, che sarà un giocatore di Serie A. Ma Veroli è l'unico che effettivamente gioca in pianta stabile, se sta bene, insomma, è sempre schierato da Vivarini. Gli altri trovano poco spazio. Alcuni però mi intanto chiedono... Pietro dice, i giocatori che voleva Vivarini sono al Manchester City. È probabile. Se voleva questi, ha ragione la società. Se voleva qualcosa di diverso, bisognava capire. Ne possiamo parlare. Per gli altri, per tanti dei giocatori che invece sono attualmente, insomma, in rosa e a disposizione di Vivarini, alcuni mi chiedo se siano realmente adatti a quello che è il gioco, il sistema di gioco del Catanzaro, perché di D'Andrea lo diciamo spesso, no? D'Andrea è un giocatore di quelli che prendono palle e fanno un po' quello che gli pare, e nel gioco di Vivarini, cioè, questo non esiste, anche oggi lo ha fatto, no? In un paio di situazioni è andato e rientrato sul sinistro e ha cercato la porta con un è un gioco quasi codificato quello di Vivarini, esatto, e quindi il genio, il talento all'interno puro ci sta relativamente, fine a se stesso non ci sta, deve essere finalizzato il gioco come per Van de Putte, ad esempio. Però D'Andrea rischia veramente di avere come copertina del suo anno solamente quella, l'azione di, del rigore procurato, del sì, rigore procurato sì, con la Ternana. Vediamoci le immagini intanto di questo Feralpi Salò Catanzaro, così ritorniamo alla partita, perché il mercato, le dichiarazioni dei Vivarini ci hanno fatto un po' andare da un'altra parte. Feralpi Salò Catanzaro. Solo 3 mesi dopo la sfida d'andata del Ceravolo Catanzaro e Feralpi Salò si ritrovano a Piacenza per il match di ritorno tra i giallorossi e maglia da titolare per Veroli e
Situm preferito a Cazzeris, in panchina circondato da una quantità industriale di voci di mercato. Dirige Airoldi davanti a 1800 tifosi giallorossi, pronti via i lombardi subito in vantaggio. Al minuto 5, primo a fondo di fatto, c'è Lamantia che pesca Kurfalidis. Il greco fa partire una conclusione da fuori aria che fa secco Fulignati. Da alta angolazione, ottima mira per Kurfalidis alla seconda marcatura in campionato. Potrebbe addirittura raddoppiare la Feralpi. Felici sulla sinistra, pare debba crossare, invece calcio in porta. Stavolta Fulignati è pronto e devia in calcio d'angolo. Prova a scuotersi il Catanzaro, qui l'avanzata di Van de Putte nel cross al centro, traiettoria spoccata da un difensore della Feralpi, non arriva nessuno del Catanzaro sul pallone. Ancora la Feralpi, palla in aria per Kurfalidis che calcia a botta sicura, respinge Veroli, ecco ritorna in gioco il pallone con la Feralpi ancora in avanti, conclusione dal limite dell'area di Molfetta, la palla finisce fuori di poco, vediamo appunto Di Molfetta che si dispera. Iemmello dall'altro fronte, un bel pallone in aria per Van de Putte, Satoro calcia ma Pizzignacco, cioè finisce qui il primo tempo. In realtà c'è anche un'occasione di Iemmello, non è stata inserita negli highlights della Lega, ne prendiamo atto. Ripresa parte meglio il Catanzaro, sfera Scognamillo che fa partire un destro da fuori aria, prima devia un difensore, poi il portiere Pizzignacco. Ed è il momento migliore del Catanzaro, arriva il colpo di grazia, lancio per Compagnon, sfugge Veroli, entra in aria, fa fuori Brighenti e con un sinistro supera anche Fulignati. 2-0, di fatto chiude la contesa perché il Catanzaro gradualmente si spegne, c'è la girandola di sostituzioni, ben poco diciamo cambia. Qui vediamo Butic che poco prima di lasciare il campo colpisce di testa, nessun problema per Fulignati. Problemi però ce ne sono dopo il 90esimo nel recupero, uno dei nuovi entrati Dubiskas viene fermato in aria proprio da Fulignati, c'è Calvar, solito conciliabolo di alcuni minuti, Airoldi indica con il ditino il dischetto, rigore per la Feralpi che trasforma la Mantia per il 3-0 conclusivo. Dura lezione per il Catanzaro e ripasso la linea allo studio. Dura lezione per il Catanzaro, tra l'altro manca un'azione, quella di Iemmello, sì, che nel primo tempo ha tirato alto sopra la traversa, magari lì le cose sarebbero potute cambiare, ma non per quella che è la prestazione. Non per quella che è la prestazione, che è stata negativa, è stata deficitaria, deficitaria completamente. Poi c'è anche una nota amara, qualche tifoso prima l'aveva anche scritto, abbiamo preso gol da Lamantia, ex Cosenza, quindi derby nel derby. Fidanzato a Catanzaro un po'. Sai cos'è che un po' spiazza? Perché ok, la fame, la mancanza di motivazione, ma quando prendi gol dopo 5 minuti, no? Una reazione te l'aspetti dalla squadra, ti aspetti che completamente stravolga, anche magari hai sbagliato l'approccio nei primi minuti, cosa che non mi sembrava, però a prescindere, magari hai sbagliato l'approccio, sì, dovrebbe... In questo fanno male. Un minimo di in questo fanno, no? Male anche le. Perché hai 85 minuti, 90 per recuperare. L'obiettivo da raggiungere, quasi raggiunto, se tu fai capire che è quello che ti basta. È quello che devi. Se tu fai capire che è quello che ti basta. Quelli tenono i remi in barca, tu invece li devi tenere sempre sotto pressione. Viene meno la l'appetito fame. Viene mangiando, viene e non devi far capire che l'obiettivo cambia, diventano i playoff. Poi non ci arrivi e chi se ne frega, però gli devi dare uno stimolo continuo alla squadra, allo stesso allenatore. Ma altrimenti si siete sulla. Sei ancora lì, siamo ancora lì. A 5 punti sopra. Qualche settimana fa ho detto sarebbe un gran peccato, lo ripeto anche adesso, sarebbe un gran peccato perché poi non è detto che l'anno prossimo riesci a ripeterti. E quindi per questo mi aspettavo e mi aspetto degli acquisti importanti. Tolomeide, che palla in gol! No, va bene, hanno pareggiato 1-1, insomma, è finito il primo tempo. No, ma al di là di questo, volevo sottolineare, avevo anche detto nel servizio, che l'azione di gol del primo tempo di Iemmello non è stata inserita negli highlights, come non è stata inserita negli highlights in un'occasione di Biasci. Nel secondo, sì. Già ce ne sono state poche, insomma, giusto per dire, non dipende da noi, non le abbiamo fatte vedere, ma perché comunque non erano negli highlights preconfezionati che ne possiamo trasmettere. Ecco. È tutta colpa di Mardento, ogni volta che dice che tu sai che la partita è difficile perdiamo, non è colpa mia se ne capisco, non è colpa mia se io riesco a capire. Ma non dire niente, no, sui social. Beh, ma l'avevamo detto tutti che la partita era difficile. Anche mia moglie dice questo, lo vedete che avete qualcosa in comune? Mi amate entrambe. Allora, i playoff no, per l'amore della Madonna, dice qualcuno, sempre in dialetto proprio di Piacenza. Sì, piacentino. Ma qua l'acquisto importante è che il mercato è finito Gianfranco? No. Probabilmente ancora devi iniziare il mercato e può ricominciare dopo oggi, oppure ormai si segue quella
con la scia. Allora, deve, mettiamola così, deve ricominciare. Parliamo di mercato, se non è che se non hai capito. Parliamo dici tutto quello che sai. Deve ricominciare un po' il mercato, perché è necessario mettere, non solo per il Catanzaro, poi chi scrive che il mercato è finito guardando il calendario non ha capito che ancora il domino dei pezzi forti ancora deve iniziare. Se il Catanzaro non ha chiuso ancora un attaccante, perché nessuno ha fatto uscire l'attaccante ancora al mercato. Lo faranno a breve, perché il tempo sta per scadere e il Catanzaro è lì che interverrà. Sono in tutto 3 i tasselli che il Catanzaro cerca. Uno l'ha messo dentro con Antonini, contratto importante, l'abbiamo detto, 3 anni e mezzo più opzione per il quarto, un contratto veramente pesante per il difensore del Taranto. Adesso si guarderà all'attacco. Nome forte per l'attacco, il Catanzaro l'ha messo in cima a tutto, è Moro, però stiamo attenti, perché adesso le parti si sono invertite. Se prima era il Catanzaro ad inseguire Moro, nelle ultime ore pare che invece sia Moro ad inseguire il Catanzaro. Il Catanzaro adesso la trattativa l'ha messa un pochettino in stand-by, vuole vedere che cosa offre il mercato nei prossimi giorni e si vedrà se chiudere l'operazione con la punta del Sassuolo, che è al momento allo Spezia, o meno. Anche qui c'è una sorta di sliding doors, perché lo Spezia aveva messo gli occhi su Donnarumma. Non sono operazioni collegate, quindi non è detto che Donnarumma allo Spezia liberi Moro a Catanzaro, però potrebbe essere uno sliding doors interessante per quanto riguarda l'attacco. Moro più Di Maric, che invece sembra aver perso al momento percentuali nel gradimento, quindi si dovrebbe fare più questa operazione. Centrocampo invece, i nomi sono due, quelli che il Catanzaro sta seguendo. Sono due! Sì, no, spieghiamoci, sono due quelli che si stanno seguendo di più. Sono probabilmente 27 milioni quelli che sono puntati sull'agenda del direttore Magalini e su quella di Mister Vivarini, probabilmente 27 milioni e 27 milioni, tutti e due diversi, queste due agende. Però Amatucci e Naggi sono i nomi forti. Amatucci, giovane della Fiorentina, capitano anche della Fiorentina Primavera, lo cerca il Pisa, perché Aquilani lo ha già avuto e lo vorrebbe avere a Pisa, lo cerca il Catanzaro, si è messo anche qui in attesa per cercare di capire, perché c'è anche un nome di esperienza. Naggi è il nome di esperienza che è a Pisa. Anche questo è un particolare intreccio. Potrebbe essere un intreccio. Amatucci va là, è libero Naggi per noi. Oppure se Naggi non si ferma, Amatucci potrebbe diventare la risposta. Però stiamo attenti, perché sia Amatucci che Naggi sono due play che risponderebbero proprio all'esigenza del fatto che, essendo fuori Guion, al Catanzaro serve un giocatore di quelle caratteristiche. Ma se si pensa che già in rosa ci sono Pompetti e Pontisso, e alla fine queste due carte possono anche bastare, chi lo sa che magari la valutazione non si sposti su un vice Verna più che un vice Guion o un sostituto di Guion, quindi un giocatore dalle caratteristiche diverse. Per questo le trattative, almeno le operazioni per quanto riguarda il centrocampo, al momento stanno andando a rilento, perché si vuole capire bene che cosa serve. Poi si era parlato, qualcuno lo aveva anche scritto in chat negli ultimi giorni, di Petriccione. Possiamo dire di no, perché da Crotone almeno ce l'hanno smentito, Petriccione non dovrebbe muoversi da Crotone, anche perché è una delle colonne più importanti del Crotone, colonna portante del Crotone quest'anno. Che ci sia stato l'interesse del Catanzaro è facile, perché il Catanzaro già lo voleva portare quest'estate, però non si muoverà da Crotone, così come era fantasiosa l'ipotesi di uno scambio con Brignola. Si era parlato di un Brignola a Crotone e Petriccione a Catanzaro. Per il momento non c'è niente di vero in questa situazione di mercato. Cazzeris è il nome. Non si capisce più niente. Cazzeris lo vogliono tutti. Dove va sto benedetto Cristo? Lo vogliono tutti, qualcuno lo va a vedere, non lo può vedere perché ce lo teniamo in panchina. Chi non lo voleva era andato a vederlo oggi, ma noi gliel'abbiamo fatto vedere. Papa Pero di nuovo, vai. Diciamo che c'è stata l'accelerata dell'Orien, che ha fatto una proposta. L'operazione ancora non è chiusa, quindi non si può parlare di Cazzeris all'Orien, però si può dire che è un'operazione interessante, un'offerta interessante quella che i francesi hanno fatto al Catanzaro, probabilmente non con le cifre che sono uscite. Non si parla di 2 milioni, quasi 3, non sono cifre forse troppo alte per questa trattativa, però è una pista interessante che si sta vagliando. Non si dovrebbe chiudere a breve, perché ancora vogliono un po' di tempo per pensarci le parti, sia il giocatore, le parti, gli agenti del giocatore che la società, però in
in settimana potrebbe magari uscire qualcosina, se non proprio nell'immediato, nel fine settimana qualcosina. Ultima nota fu Lignati, perché la Cremonese non si sta dando per vinta, continua il prestito. Non si dà pace, si dice a casa mia. Non si dà pace, no. Proprio non ne vuole sapere di vedere. Vuole Fulignati, sta cercando di rubarlo al Catanzaro in tutti i modi, però il Catanzaro, giustamente, forte anche del contratto che Fulignati ha, perché Fulignati non fino al 30 giugno, ma esatto. A proposito, tutti rinnovati, quindi non abbiamo nessuna scadenza. Lo diciamo anche a beneficio delle altre società che ci stanno ascoltando, e qualche direttore sportivo anche c'è. Tutti rinnovati, quindi nessuna scadenza adesso a giugno. Fulignati, forte di questo contratto, rimarrà a Catanzaro almeno fino a giugno, poi giugno si vedrà e si aprirà lì un altro mercato. Potresti fare il riassunto di tutto quello che ha detto? No, saresti capace? Non credo di potercelo fare. Ma è inutile che mi dai la linea, perché oltre a farti i complimenti per il punto sul mercato, ti devo fare un'altra domanda. Che ha fatto la primavera? La primavera, ecco, questa invece ci strappa un sorriso, la primavera, perché la primavera oggi era impegnata in una partita difficilissima a Castellammare, uno scontro diretto contro la Juve Stabia. La primavera che sta viaggiando, ha ripreso a viaggiare bene in classifica nel proprio campionato, adesso è terza. Ha pareggiato 1-1 in rimonta in extremis dopo una bella partita, una partita abbastanza dura, svantaggio perché era passata in vantaggio la Juve Stabia al 14° del primo tempo sul rigore con Piccolo, ha pareggiato il Catanzaro al 43° del secondo tempo con Curulla. Risultato ottimo, perché il Catanzaro esce da Castellammare con un pareggio, guida la classifica del campionato primavera l'Avellino con 35, seguito dalla Virtus Francavilla con 28, al terzo posto il Catanzaro con 25, a braccetto proprio con la Juve Stabia. Quindi si esce indenni da questo scontro diretto, adesso si ritorna a casa. Hai parlato delle entrate, ma non hai parlato delle probabili uscite. In uscita, oltre Cazzeris? I nomi si sanno. Che sei bello quando dici così, basta. I nomi si sanno, hai detto vedetevela voi. Abbiamo anche parlato. No, non si risponde così. Vedetevela voi. Si risponde, non parlo più di mercato. Non parlo più di mercato. Perfetto. Allora andiamo a vedere il prossimo turno, perché abbiamo sviscerato tutti gli argomenti di oggi. La prossima è Catanzaro-Palermo, Como-Ascoli, Modena-Parma, Sud Tirol-Cosenza, Venezia-Ternana, Cremonese-Brescia, Bari-Reggiana, Feralpi-Salò, Lecco, Pisa-Spezia e Cittadella-Sampdoria. Noi ovviamente saremo qui a raccontarvi tutto, come spero che siamo stati capaci di farlo oggi. Un saluto al grandissimo Tolomeide, che si sta guardando la Coppa d'Africa. Ciao Tolomeide. Alla regia di Renato Scalise, grazie a Stefania. Grazie a te Gigi e a Gianfranco, buona serata a tutti. Grazie a Gianfranco. Grazie Gigi, grazie Stefania, grazie a voi. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito anche oggi, prest'umani salvati. Un bacino a Mimmo, assolutamente, che avremo presto qui. L'hashtag cambia, prest'umani salvavo, per carità, perché non vi sopporto più. Prest'umani salvavo. Ciao!